Consorzio Sviluppo e Legalità è un consorzio di comuni che nasce nel maggio del 2000 su iniziativa della Prefettura di Palermo. Sono costituito originariamente da 5 comuni dell'Alto Berice Corleonese, che sono i comuni di Corleone, Monreale, San Giuseppe Iato, San Cipirello e Piana degli Albanesi. Oggi sono 8 perché si sono aggiunti nel 2003 Altofonte, Roccamena e Camporeale. E nasce con l'obiettivo di recuperare i beni confiscati alla cosca dei Corleonesi, con l'obiettivo appunto di recuperarli per creare occupazione. Quindi l'obiettivo, il disegno strategico che si intendeva perseguire era quindi quello di creare delle cooperative specializzate nel settore dell'agricoltura biologica, nel settore agrituristico, che riutilizzassero e rimettessero nel circuito produttivo appunto quei beni confiscati alla cosca dei Corleonesi. Eravamo, come dicevo, nel 2000, per la prima volta diventano definitivi i provvedimenti di confisca da parte dell'autorità giudiziaria di circa 200 ettari di terreni confiscati a Rina, a Provenzano, a Bagarella. Si tratta dei primi delle misure di prevenzione patrimoniale che sono seguite alle stragi Falcone e Borsellino. Quindi appunto la Prefettura di Palermo decide appunto di mettere assieme questi comuni appunto per perseguire gli obiettivi anzidetti. Assieme agli enti locali, partner dell'iniziativa vi era l'Associazione Libera, che aveva il compito di sovraintendere in un certo senso l'attività soprattutto delle cooperative, e Italia Lavoro. Italia Lavoro aveva il compito di formare, di selezionare e poi formare i ragazzi che avrebbero costituito le cooperative. È importante questo passaggio perché il Consorzio Sviluppo e Legalità si era dato come principio da seguire quello di seguire appunto principi di trasparenza, comunque di selezione pubblica, per individuare quei ragazzi che avrebbero successivamente formato la prima cooperativa, che poi che è nata nel 2001, che era appunto la Placido Rizzotto Libera Terra, alla quale abbiamo assegnato i primi 200 ettari di terreni agricoli. Dopo la Placido Rizzotto è intervenuta in ordine di tempo l'ultima, che è la Piola Torre Libera Terra, che gestisce altri terreni che man mano l'autorità giudiziaria e lo Stato hanno assegnato agli 8 comuni del consorzio. Nel mese abbiamo altre 2 cooperative che sono a lavoro, e non solo, che preesiste al consorzio, che operava su Corleone già dalla fine degli anni 90, la cooperativa Helios, che a differenza delle altre 3 che svolgono attività agricola, si dedica appunto su attività prettamente di carattere sociale. Il consorzio è un modello di riferimento in Italia e nel mondo per l'assegnazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia. Quali sono i punti di forza di questo modello vincente? Il punto di forza è innanzitutto la forma associativa. Mettere assieme più comuni per la gestione di un progetto antimafia unico, da un lato, da un punto di vista prettamente economico, c'è l'innegabile vantaggio di consentire di mettere assieme tutta una serie di terreni agricoli confiscati che altrimenti, gestiti dal singolo comune, difficilmente avrebbero potuto determinare lo sviluppo di un progetto imprenditoriale sostenibile. Quindi tutti questi comuni, da un punto di vista economico, hanno messo assieme questa dotazione patrimoniale abbastanza vasta. Da un punto di vista più prettamente politico, fra virgolette, c'è che viene gestito in maniera comprensoriale appunto i beni confiscati alla criminalità organizzata, con un progetto unico dall'elevatissimo significato politico, perché sindaci appartenenti a forze politiche diverse si mettono assieme per decidere assieme quello che deve essere il progetto di sviluppo di quelle terre confiscate. In 9 anni si sono succedute maggioranze all'interno del consorzio tra sindaci di centrodestra e sindaci di centrosinistra, però vi posso dire che tutte le decisioni sono state sempre prese all'unanimità. Quindi il punto di forza è innanzitutto la coesione politica degli amministratori locali. Poi, come possiamo dire, siamo stati i primi, siamo stati infatti anche costituiti per cercare di testare l'efficacia della legge 109, è il primo esempio di forma associativa applicata alla gestione dei beni confiscati. Siamo stati i primi, grazie a questo abbiamo maggiore esperienza rispetto agli altri, non voglio dire che siamo i più bravi, ma abbiamo maggiore esperienza che ci nasce innanzitutto dal fatto che dal 2000 che operiamo. Poi abbiamo avuto la grande fortuna di coinvolgere nel progetto pezzi delle istituzioni della nostra Repubblica, fanno alla Prefettura, al Ministero dell'Interno con la Polizia di Stato, alle Forze dell'Ordine, alla Magistratura che confisca, questo dal punto di vista dei comuni, ovviamente dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista dell'associazionismo, della società civile, c'è l'Associazione Libera, ci sono i ragazzi delle cooperative, di tutto il circuito che si è venuto a determinare attorno a questa iniziativa. Quindi c'è una sorta di collaborazione, ecco, virtuosa, pubblico-privato, che
almeno quello che so io, non ha eguali nel territorio nazionale su questo tema. Altre iniziative sono state portate avanti con la costruzione di consorzi. Un modello teoricamente può funzionare, ma poi praticamente lo devi sapere gestire. E, come possiamo dire, fino ad oggi abbiamo raggiunto grandi risultati, soprattutto per la coesione politica e per la collaborazione leale tra istituzioni e mondo dell'associazionismo. Ci può descrivere brevemente l'iter burocratico che va dalla confisca all'assegnazione? Sì, ha detto bene, iter burocratico, presumo che in quel termine, come possiamo dire, quel termine evidenzia soprattutto i lati, gli aspetti negativi di questo iter, di questo procedimento. Come noi sappiamo, la confisca dei beni ai mafiosi viene introdotta come misura di prevenzione di carattere patrimoniale, perché questa è nell'82 con la legge Rognoni-La Torre, assieme al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il Parlamento vara la misura di prevenzione di carattere patrimoniale. È previsto quindi un procedimento, il sequestro innanzitutto, un procedimento che si sviluppa in due gradi, che può appunto determinare, può, come possiamo dire, sfociare nella confisca. Nel momento in cui al mafioso, o comunque a chi gravitava in ambienti mafiosi, che non riesce a dimostrare quei patrimoni, la provenienza di quei patrimoni, lo Stato confisca, la magistratura confisca il bene. Sappiamo che possono essere beni immobili registrati. Noi ci occupiamo della gestione di beni immobili. E successivamente alla confisca, il bene viene acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato, quindi diventa a tutti gli effetti patrimonio dello Stato. In questa fase subentra l'agenzia del demanio, con la propria gestione, e fa la destinazione, perché come lo sapete, per esempio, i beni immobili, nel nostro caso appunto i terreni agricoli, per i beni immobili possono essere o mantenuti al patrimonio dello Stato, perché possono esserci dei beni che possono essere utilizzati per le forze dell'ordine, quindi per esigenze di sicurezza, comunque di protezione civile, quindi possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato, oppure possono essere assegnati ai comuni, quindi passano ai comuni e con il decreto di destinazione. E purtroppo